Adesso darei la parola a Mauro Rotunno del Popolo della Famiglia di Roma. Allora, buonasera a tutti quanti, è un piacere guardarvi. Mi sentite? Va bene così allora. Io sono qui per, prima di tutto per dare il benvenuto e bentornati al Pullman, specialmente a Jacopo, Rachele e Filippo, da parte del Popolo della Famiglia, da parte di Mario Di Nolfi, di Gianfranco Amato, di Nicola Di Matteo. E non possiamo non essere che d'accordo con quello che riporta la scritta sul Pullman, in quanto ce l'abbiamo anche sulla spilla: no gender nelle scuole, no gender nelle scuole. Ma questo perché c'è ancora bisogno, va bene così? Va bene. Allora, c'è ancora bisogno di stare qua oggi, come diceva un attimo fa qualcuno nel 2017, di dichiarare l'ovvio. Questa è una cosa che a me stupisce, come può stupire qualsiasi persona di ragione, che ha un attimo di usare la ragione, di usare un po' la ragione, che i bambini sono maschi e le bambine sono femmine, credo che sia un dato di fatto. Ora, al di là di questo, io vorrei farvi pensare un pochettino. Allora, Rachele, ti faccio una domanda, posso? Allora, se su quel pulma ci fosse stata un'altra scritta, ci sarebbero stati tanti problemi? Dubito fortemente. Sei sicura? Allora, su quel pulma ci mettiamo scritto viva la mamma, ci sarebbero stati problemi? Probabilmente no. Ma se sotto ci scrivevamo viva la mamma e la mamma è una sola, si scatenava il putiferio ugualmente. Se invece lì ci scrivevamo viva il papà, forse già lì, già viva il papà c'erano problemi. Ma poi se ci mettiamo viva il papà, viva la famiglia naturale, altri problemi. Quindi cos'è che scatena l'ira? Cos'è che scatena tutto questa contrarietà? È la verità. Il dichiarare la verità porta sempre una persona di fronte ad un muro, e quel muro non lo si può muovere, perché la verità non la puoi muovere. Dovrai trovare dei tuoi pensieri molto, molto articolati per poter girare intorno a quel muro. Ma c'è un fatto che... Allora, io spero che mi sentite, non so se mi sentite. Allora, qui dicono di sì, forse da dietro di no. Allora, dicevo, di fronte al muro della verità è un muro che non si può sorpassare, ma anche perché c'è un fatto naturale, che noi possiamo fare tutto ciò che vogliamo per sorpassare quel muro della verità, ma poi fondamentalmente dobbiamo andare a fare i conti col DNA, che dice che siamo maschi e femmine, e da questo non si muove. È per questo che noi, sia come movimento, figlio del Family Day, figlio di tante situazioni che si sono create, è per questo che tutti quelli che stanno qui in questa piazza siamo pronti ogni volta a dire no a chiunque ci dirà che non è vera quella frase. Io posso dire anche, posso pensare un attimo una cosa. Jacopo, che è successo quando il re di Sparta è andato ai Termopili? Non mi fa domande di storia. Mamma mia, ma chi recente ha visto Fiumi al Daio? No. Allora, una settimana di Pullman con Filippo e Rachele vorrei vedere te. No, c'hai ragione. Allora, hanno difeso la libertà, e la difesa della libertà porta a una morte, e non è detto che sia fisica, ma deve essere un impegno costante di ognuno di noi, in qualsiasi posto, in qualsiasi momento, a dire la verità. Siamo noi gli araldi della verità. A Maratona c'è stato qualcuno che si è fatto 42 km di corsa, se lo ricorda qualcuno il nome? No. E ha dato un messaggio, e questo messaggio dobbiamo continuare a dare con il nostro impegno, con la nostra fatica, con il nostro anche toglierci del tempo libero, e questo dire la verità è un morire a noi stessi, è un morire a noi stessi. Questo è l'impegno che ci si prende tutti quanti qua. Ecco qui, abbiamo detto, allora un saluto, ognuno è libero di dire quello che vuole. Un applauso, forza, forza, più forte, libertà, libertà. E questo era lui. Un saluto a tutti quanti.
Un saluto a tutti quanti dal popolo della famiglia e un abbraccio per continuare questo nuovo impegno per questo nuovo anno, perché non abbiamo finito le battaglie, abbiamo ascoltato quanto lavoro c'è ancora da fare. Siamo tutti in prima linea, tutti in prima linea. Un saluto. Grazie Mauro.